sera facciamo un unboxing su un altro smartwatch sempre arrivato da Modoson Technology, il nostro store partner su AliExpress. Facciamo questo unboxing, scatola bella in latta, guardate la definizione, quanto è bello questo orologio ragazzi, è un orologio fatto per lo sport, quindi abbiamo un accessorio sportivo veramente ben incartato. Cosa ci arriva? Guardate, un altro cinturino da poterlo cambiare, rosso e nero, come sono belli questi cinturini, mi piacciono veramente. Poi abbiamo il cavetto di ricarica con aggancio magnetico, non la basetta wireless, ma abbiamo il classico cavetto magnetico che troviamo su questi cinturini. Dopo c'è il cacciavitino che molto probabilmente servirà, guardate la torch qui, non so come si chiama, per il nostro svitare il nostro cinturino, quindi fornitissimo. Poi sempre qui abbiamo l'X2 manual in inglese, solo in inglese, quindi non c'è il cinese, molto semplice. C'è anche il link all'applicazione, molto semplice, per il QR code per l'applicazione. Togliamo tutto qui e apriamo la prima volta questo X2, ricordo che è uno smartwatch, non di questi touch, quindi uno smartwatch esclusivamente, cioè esclusivo anche per lo sport. Abbiamo due tasti fisici, vedo che dietro abbiamo un bel sensore, cinturino in un silicone, qui molto molto leggero, comunque si vede subito che è leggerissimo. Lo apriamo, vediamo un pochettino per aprirlo, così, ecco qua, bello come è fatto, sporgente il sensore per fare in modo che rilevi meglio le nostre pulsazioni. Questo è il tasto di accensione, l'altro lo scopriremo. Poi vediamo, c'è un po' di batteria, guardate, abbiamo, ecco, no, è anche touch, vediamo se è anche touch, è alt, sì ragazzi, è anche touch, non mi aspettavo, perché credevo non fosse touch. Abbiamo l'orario, la batteria, questo serve per, guardate, cambiamo le watch faces se non le vogliamo con questo tasto. Abbiamo il digitale, così l'analogico, molto bellino, la classica, e dopo si può andare alle varie modalità. Proviamo, guardate, passi, calorie bruciate, distanza percorsa, il health, così si spegne il display. Ecco qui, sport, abbiamo la modalità sport, vediamo come funziona, messaggi, abbiamo tool, vision, ecco qua, ci fa vedere la versione del nostro X2, così si torna indietro, e anche ragazzi, sono anche da capire. Comunque ragazzi, io lo testerei un pochettino di tempo e vediamo un pochettino come va. Lo ho anche il N10 da testare, quindi un pochettino di tempo, arriverà anche il suo turno. Comunque sembra un prodotto decisamente interessante. Ci sentiamo per tutti gli aggiornamenti anche sulla pagina Facebook, e ciao.